Allora, vengono obbligati i bandi di gara 3 mesi, spesso certamente c'è una cosa, questo mi ricordo, che si vuol fare nel 2011 e certamente si farà nel 2011, dicevo, le piccole e medie imprese sono importanti e si vuole aumentare la presenza delle piccole e medie imprese, tra l'altro perché i nostri amici del Parlamento europeo ci hanno messo una piccola clausola nel programma quadro in cui almeno il 15% dei fondi deve andare alle piccole e medie imprese, quindi chiaramente c'è una spinta alle piccole e medie imprese. In questo settore ancora non sono il 15%, quindi c'è l'idea di pubblicare un bando molto aperto, cioè senza temi di ricerca specifici, soprattutto destinato a piccole e medie imprese, che possono essere valutate in 2 fasi, la valutazione, adesso passo della valutazione, ma per cui ci sia prima una proposta estremamente leggera, sempre su base transnazionale, te l'ho detto, ma una proposta estremamente leggera che viene valutata su base della sua qualità scientifica, e quelle che passano nella seconda fase presentano una proposta completa, quindi più pesante, e su questa base si finalizza. Quindi questa qua è già un'indicazione, però è una cosa molto aperta, quindi senza priorità ma proprio bottom up, molto, quindi questo può essere interessante, quindi vi lascia spazio a un po' di fantasia, un po' di flessibilità rispetto alle priorità. E quindi vengono proposte le proposte. Come avviene la valutazione? Quello che diceva Gianni, e quello che dicevo, fate le proposte dove siete forti e non dove stanno i soldi. Per un semplice motivo, queste proposte sono valutate in 1 o 2 fasi rispetto a criteri precisi, e i criteri precisi sono la qualità scientifica del progetto, la qualità della gestione del progetto e il valore aggiunto europeo, perché questo progetto deve essere finanziato a livello europeo e non nazionale. Vengono valutate da almeno 5 se non 7-8 esperti internazionali, e vi spiego come avviene la valutazione, li capite quando uno dice è difficile, cioè uno vi può dare consigli prima, ma poi quando la proposta è arrivata lì si chiude il discorso. Dunque vengono valutate da tra 5 e 7 esperti internazionali che non si conoscono tra di loro e non sanno, è proprio una tipica peer review, e non sanno chi sta valutando, cioè ognuno non sa chi sono gli altri 4, 5 o 6. Ognuno fa la sua valutazione individuale e deve dare la sua valutazione individuale. Poi dopo, una volta che tutte le valutazioni individuali sono state ricevute, tutti vengono convocati a Bruxelles, si siedono intorno al tavolo alla presenza dei nostri project officer, scientific officer, e si devono mettere d'accordo su una valutazione unica. Quindi capite, da un punto di vista scientifico, c'è anche una dignità scientifica. Se vedete quello che voglio dire, quindi è estremamente difficile avere. E poi dopo viene stilata una lista per ordine prioritario di punti, perché ogni progetto ha tra 0 e 10 punti e così via, ci stanno delle soglie minime, e viene stilata una priorità. Noi commissione siamo liberi di cambiare, ma ogni volta che cambiamo dobbiamo spiegare perché cambiamo su base scientifica, cioè scritto. Cambiamo perché scientificamente o c'è un duplicato con un altro progetto che è già in corso, o perché qualche volta può succedere, vi garantisco che è rarissimo. Quindi capite che tutto si basa sulla qualità, e i margini di manovra in quella fase sono molto, molto scarsi. E poi dopo c'è la fase di fine della valutazione, poi ci sono le procedure, ci sta la decisione di selezione. Normalmente noi finanziamo per le grosse imprese il 50%, per le piccole e medie imprese, le organizzazioni di ricerca e l'università il 75% dei costi eligibili, non tutto eligibile ma una buona parte eligibile, diciamo un po' meno che il 75%, però c'è una buona. Quindi questo qui è è un po' come viene valutata, poi si negozia. E il progetto normalmente ha una durata tra i 3 e i 4 anni.
e lì ci sta un reporting mensile, ci stanno delle peer review mensili, per cui un progetto che non sta avanzando viene bloccato e si sborsa mano a mano che i costi aumentano. La parte burocratica di reporting di cose è abbastanza pesante, la gestione finanziaria deve essere totalmente trasparente, tra l'altro tutti i rapporti finanziari devono essere certificati da un auditor indipendente che noi paghiamo, quindi è una gestione estremamente rigorosa. Per questo vi dico, se non avete mai fatto l'esperienza, cominciate a farla piccola, perché è pesante la gestione. I soldi arrivano, deve ci essere una trasparenza. Dovete considerare che la Corte dei Conti ci controlla quotidianamente. Immaginate che il nuovo commissario alla ricerca è un irlandese, il cui ultimo, il cuglio del fiume, del film, no? Il partito di destra, in cui sai cosa ha fatto negli ultimi 6 anni? È stata membro della Corte dei Conti di Lussemburgo, europea. Quindi, cioè, vi dico soltanto questo, quindi immaginate cosa succede da gennaio in poi. Ecco, questo qui è un po'. Questo può anche aiutare, perché noi siamo parecchio accusati, perché noi siamo a livello di questo budget, il budget più grande che ha una gestione diretta, cioè che la Commissione finanzia direttamente i beneficiari individuali e non li finanzia tramite gli stati membri. Quindi siamo la politica più grande che per tutta una serie di motivi è sotto accusa da un punto di vista gestione finanziaria, perché c'è un tasso di errore superiore al 2% che quando la Corte dei Conti va trova che effettivamente quel costo lì non era completamente eleggibile, pensa che non è eleggibile e allora devi rimborsare, allora ci sta un carico di audit e così via. Adesso speriamo che qualcuno della Corte dei Conti fa qualcosa, però almeno le discussioni finiscono una volta per tutte, no? Cioè, tu lo sai, se tu stai alla Commissione di Controllo Bilancio, sai qualcosa. Sali, però sai come la Commissione di Controllo Bilancio vive la gestione della ricerca, non nella maniera migliore. Alcune volte giustificata, molto spesso ingiustificata, ma. Adesso ci state magistri, sì, lo so che ci state, abbiamo già incontrato. È una garanzia. Quindi, grosso modo, questa è come le cose stanno avanzando. Io penso di aver parlato abbastanza e troppo a lungo. Sto qui per rispondervi se avete qualche domanda, se ho dimenticato qualcosa. Ho voluto semplicemente darvi un quadro globale della gestione del 7 programma quadro, dei vari strumenti che abbiamo e soprattutto quale atteggiamento avere rispetto a queste cose. Bene, grazie al dottor Liberali. Noi avremo in programma questo andamento.